Dopo un anno dall'efferato assassinio della figlia adolescente, Mildred Hayes noleggia tre cartelloni pubblicitari per accusare lo sceriffo locale per l'immobilismo delle indagini. Una provocazione che riaprirà vecchie ferite. Tra la polizia e gran parte della popolazione comincia a montare la rabbia. Gradualmente affiora il volto conformista, razzista e violento del paese. Un film potente, girato magistralmente dal regista e sceneggiatore Martin McDonagh. Ritmo sempre sostenuto, fotografia densa di significato, scelte narrative ad orologeria, ad esempio l'inizio della fissione alla notte di Pasqua che indizia un percorso di morte e sacrificio. Un dramma punteggiato di amara ironia, girato come fosse una ballata folk, sottolineata dalle scelte musicali che accompagnano alcune delle scene più intense. Bravissimi gli attori, tra cui primeggiano Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell.